Il progetto Life Making Good Natura è un progetto Life Governance. È nato per delle esigenze che volevamo soddisfare in termini di conservazione della natura, conservazione degli habitat e mancanza di risorse per garantire questa conservazione. Quindi abbiamo pensato e sviluppato un progetto Life che nei siti Natura 2000 dal nord al sud Italia andasse a valutare i servizi ecosistemici e trovare poi delle forme di pagamento per questi servizi che potessero garantire la conservazione degli habitat. Il Life Making Good Natura quindi è stato strutturato poi con una forte base di analisi dei servizi ecosistemici, resa possibile anche grazie al lavoro fatto da EURAC di Bolzano, su quelli che erano i servizi ecosistemici di fornitura, piuttosto che di regolazione, piuttosto che culturali, che ogni sito Natura 2000, dall'ambiente continentale a quello mediterraneo, fornivano e garantivano alla comunità locale e alla comunità globale. Questo è stato fatto in maniera approfondita e ci ha consentito poi di passare a delle fasi successive in cui questi servizi ecosistemici venivano valutati e inseriti in un percorso di governance con le comunità locali. La principale criticità, se vogliamo così chiamarla, di questo Life Making Good Natura è stata la governance locale, poi in effetti l'obiettivo è stata anche un po' la criticità. Gestire con le comunità locali la possibilità di passare da una valutazione, quindi da un dato in termini economici di un servizio ecosistemico, al pagamento di questo servizio ecosistemico, individuando sia i fornitori del servizio che poi i fruitori, quindi quelli che dovrebbero in qualche modo pagarlo, ha creato delle difficoltà perché non era sempre fattibile, non era sempre facile individuare questi stakeholder. Inoltre alcuni particolari servizi ecosistemici di contro hanno una governance già fortemente stabilita, già rigida, per esempio l'uso dell'acqua potabile come piuttosto l'uso dell'acqua nell'idroelettrico. Ecco, delle difficoltà che poi abbiamo incontrato effettivamente nel definire i vari pagamenti. Il progetto Life ha consentito di fare un'analisi, una valutazione di tutti i servizi ecosistemici e quindi anche i pagamenti per i servizi ecosistemici. È replicabilissimo perché è stato fatto su tipologie di siti Natura 2000 che vanno dal nord al sud Italia e su tutti i servizi ecosistemici. Tutto ciò è facilmente reperibile e fruibile anche dal sito del progetto Life, dove questo manuale che ho in mano lo trovate sia in italiano che in inglese e vi garantisce la possibilità di ripercorrere tutto il progetto passo dopo passo, manualistica e contrattistica inclusa.